Insomma, ci state accompagnando questa mattina anche con i vostri commenti, tanti con messaggi, i vostri sì. messaggi. Cercheremo insomma di leggerli tutti prima della fine del programma, in questa scoperta della delibera 88, che alla fine insomma è stata approvata dopo una lunga battaglia sabato scorso. Ci sono tante domande che restano ancora aperte. Abbiamo capito una cosa, forse una cosa l'abbiamo capita questa mattina, che è veramente difficile, e questo forse è il punto paradossale, riuscire a capire quale sia la verità. Quello che possiamo fare noi è continuare ad aggiungere lati al poligono per arrivare il più possibile a raggiungere il cerchio, no? Perché insomma, chi dice un numero, chi ne dice un altro? Cerchiamo di aggiungere un altro tassello. Diamo il buongiorno a Daniele Frongia, presidente della Commissione Speciale per la Riforma e la Razionalizzazione della Spesa dell'Amministrazione Capitolina, lui del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto a CG Regione. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a lei, Frongia. Insomma, svendopoli o no? Il cittadino può ritenersi soddisfatto di quello che sta succedendo? Oppure no? Qual è la sua opinione, qual è il suo punto di vista? Allora, a nostro avviso il cittadino non può ritenersi soddisfatto da questa operazione di vendita per moltissimi motivi. Il cittadino, secondo noi, subisce un danno, cioè noi abbiamo tutti subito un danno da questa operazione di svendita. I motivi sono tanti, ne dico magari inizio a dirne qualcuno. Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato a vendere degli immobili senza sapere bene che immobili fossero e chi vi fosse dentro, a che titolo, perché, eccetera, eccetera. Cioè è un'operazione ai limiti della schizofrenia, secondo noi, perché se noi ereditassimo 10 case, 10 appartamenti, 8 sono occupati, 7 non pagano, 1 non si sa se la casa esista ancora o meno, ecco, prima di mettere in vendita gli appartamenti, ovviamente dovremmo prima farci uno schemino per sapere. E qui le faccio una domanda, perché proprio qualche settimana fa, insomma, si è parlato, lo ricordo benissimo, perché l'assessore Isabella disse, ha ricevuto la telefonata di Marino, mi ha chiesto di fare una task force per capire chi effettivamente c'è all'interno di questi immobili che sono in vendita, chiarire quale sia la situazione di questi immobili. Non si è attesa la risposta di questa task force del lavoro di Isabella, si è voluto, insomma, votare prima la delibera, invece non sono ancora arrivati i risultati di questa commissione. Esatto, tra l'altro io farei una delibera per abrogare la locuzione task force, perché già lo scorso anno, su nostra richiesta, Ozimo fece una task force per cacciare i furbetti, cioè vale a dire persone ricche, che stanno in appartamenti al centro comunali, pagando, se gli garba, quindi non è detto che lo faccia, 100-200 euro al mese. Allora, è chiaro che dopo un anno e mezzo così iniziamo un po' a avere qualche dubbio sull'efficacia di queste task force. Quindi ora c'è Isabella, ben venga, però ecco, questa operazione andava fatta prima dell'approvazione della delibera e non dopo, se e come verrà fatta. Ecco, un altro punto di questa situazione, che diciamo anche in qualche modo esula dalle questioni proprio pratiche degli immobili, degli affitti o delle vendite, è come è stata gestita questa cosa dal punto di vista della comunicazione. Ricordo che fino a qualche settimana fa più esponenti sia dell'amministrazione sia anche dell'opposizione erano convinti che applicare lo sconto del 30% fosse un obbligo di legge. Poi abbiamo scoperto che invece non era così. Poi abbiamo sentito il vice sindaco Nieri dice che comunque grazie a una delibera del 14 giugno era stata data attuazione al decreto del 431 che prevedeva un innalzamento dei canoni di locazione, e poi abbiamo scoperto che in realtà ancora non è così, forse lo sarà a partire dall'estate. Di chi deve fidarsi il cittadino, l'ascoltatore che sta qui, che ci sta ascoltando, per capire come stanno le cose, qual è la verità? Ma la legge è abbastanza chiara, dire la verità, non c'è nessuna legge che dice all'amministratore comunale di applicare un 30% di sconto a dei furbetti senza titolo. Quindi non esiste nessuna legge, così come non esiste alcuna legge che impedisce a noi amministratori di accedere all'elenco, al database di affittuari, di occupanti degli immobili comunali. Questa storia della privacy quindi è una balla. Una balla. Noi abbiamo, adesso chiaramente sarebbe troppo tecnica e troppo noiosa, ma abbiamo fatto un'ampia rassegna giurisprudenziale che in qualche modo mette una pietra tombale a questa questione. Noi come amministratori andiamo a votare una vendita, ma è ovvio che dobbiamo sapere esattamente cosa mi vado a vendere. Io le faccio un esempio, siamo andati in giro per il centro in questi fine settimana a vedere un po' queste case in vendita. C'è una casa in zona via dei Coronari in cui non c'è la porta d'ingresso, è murata praticamente. Quindi io mi chiedo,
quando verrà messa in vendita, lei la comprerebbe mai una casa in cui non riesce a accedere? Allora ho chiesto ai commercianti sotto, ma come si fa a accedere? Eh no, forse da dietro, forse... Allora, quindi in quel caso, quando venderemo quella casa, occorrerà prendere una scala da 15 metri, salire sopra, rompere una finestra e visitare l'appartamento. Cioè, è qua che manca la logica. Questo non è un discorso politico, destra, sinistra, Movimento 5 Stelle. Qua è anche una norma, di un principio di buonsenso che andrebbe applicato. Sulla questione affittopoli, invece, perché abbiamo capito che la delibera 88 ormai è stata approvata, ci saranno dei ricorsi e staremo a vedere poi come si pronuncerà il TAR. Sulla vicenda affittopoli, quanto bisognerà aspettare ancora perché il cittadino possa essere certo che mentre lui fa i salti mortali per pagare l'affitto non ci siano fondazioni, associazioni, sedi di partito che magari con 160 euro al mese hanno una sede a Via dei Volsci nel cuore di San Lorenzo, dove alcuni studenti universitari con 400 euro al mese affittano sì e no un posto letto o una stanza? Allora, la domanda è molto importante. Noi ci auguriamo che il cittadino debba aspettare poco per avere questo elenco, trasparenza e quindi la possibilità di accedere analogamente a queste case. Purtroppo, vista la delibera 88, non c'è assolutamente questa indicazione da parte della Giunta Marino. Lei ha fatto degli esempi molto importanti, ma io le dico che si è parlato poco, ad esempio, del non residenziale. Cioè, noi diamo bar a cinesi o italiani che siano in zona centro a 2 lire al mese, ma per quale motivo? Cioè, per quale motivo noi facciamo beneficenza in questo senso? Oppure a un dentista in zona Montesacro per uno studio? Chiaramente nella stessa via ha anche altri colleghi che pagano un mutuo o che pagano un affitto adeguato. Poi l'ultima che abbiamo scoperto, basta leggere l'elenco, a Ostia, nei parcheggi, quando andiamo ai cancelli, quando andiamo, scusate, nei vari stabilimenti, sì, sì. C'è la parte, qui non parlo degli stabilimenti in concessione, parlo della parte antistante dove ci fanno quei parcheggi che ci fanno pagare 2, 3, anche 5 euro negli stabilimenti più esclusivi. Quelli li affittiamo noi, che sono comunali, a 3 euro al mese. A me questa è la cosa che mi fa impazzire, lo dico insomma da cittadino ecco. Ma ancora più degli immobili venduti. C'è ad esempio Ilaria che ci scrive un messaggio, Frongia, poi la salutiamo ringraziandola ovviamente di essere stato dei nostri. Le case popolari posso anche capirle ovviamente per chi ne ha diritto, ma i negozi popolari o comunque i beni che vanno in commercio popolari sono una cosa assurda. Cioè il comune come può prendere 3, 4, 5, 10 euro al mese di affitto dai parcheggi degli stabilimenti di Ostia che faranno, io non lo so. Adesso c'era anche il caso, poi non so se avete fatto il giro, perché no? Insomma avete anche annunciato di fare un giro a quel bed and breakfast a Piazza Navona che paga tipo 200 euro al comune al mese e poi in cassa tipo 200 a notte per camera, una cosa. Ma com'è possibile del genere, una cosa del genere? Sì, condivido la stessa indignazione, ci sono anche hotel di 4 stelle che fanno lo stesso trattamento e poi ci sono moltissimi di questi esercizi commerciali e ricettivi che nemmeno pagano. Su Piazza Navona 68 però è ancora più interessante perché c'è quello che avete voi, che appunto è bed and breakfast, ma in quell'edificio c'è anche un politico e quindi molto interessante. Adesso stiamo approfondendo e tra qualche giorno daremo poi maggiori notizie. Sapremo chi è, adesso non può dirci nulla. No, chi c'è? Tenga chi conto questo? Che Piazza Navona 68 ci dica il partito almeno, dica il partito è. No, dalla notte al mattino, dal tramonto all'alba potremmo dire, cioè non c'era in delibera e la mattina in commissione è spuntato Piazza Navona 68. E lo ricordiamo, quindi, che... E quindi insomma, sarà interessantissimo scoprire chi a chi abbiamo fatto questo favore. Non ce lo può dire chi ci abita. No, un politico legato alla passata consigliatura, comunque insomma di una certa rilevanza. Ovviamente stiamo adesso cercando di raccogliere tutte le informazioni, ma noi per questo abbiamo chiesto, nello stesso interesse della maggioranza, abbiamo detto scusate, fermiamoci un attimo, non avete nulla da nascondere? Non state facendo un favore a nessuno? Noi ci crediamo alla vostra buona fede, però dateci del tempo necessario per capire appartamento per appartamento se lì ci sta un vostro amico, un vostro parente, un vostro familiare. Oppure anche nella questione affittopoli, chi è che poi beneficia di questi negozi oppure di queste aree comunali che paga una lira e da cui guadagna 1 milione di lire, così per fare riferimenti metaforici ad un'unità di misura che non esiste più, insomma. Noi l'abbiamo chiesto questo, nel senso che ci hanno dato le informazioni parziali, devo dire, ma
Abbiamo messo anche una colonna in più per dire, ma da quando è che stanno lì? E soprattutto, perché? Cioè, abbiamo fatto l'esempio dei silenziosi operatori della Croce, silenziosi operatori della Croce che sono vicino a Via Giulia, hanno 4 o 5 splendidi appartamenti e addirittura noi non sappiamo per quale motivo sono lì. Cioè, nella riga abbiamo NA, non applicabile, cioè le informazioni vale a dire, non è nemmeno dato sapere, noi non possiamo nemmeno chiedere, perché non è dato sapere, perché loro sono lì. Lei si è dato una risposta, più incompetenza o più malafede nel corso della gestione della capitale, dei suoi beni degli ultimi decenni, perché adesso non è che io voglio, insomma, indicare responsabili soltanto attuali. Alcuni sono lì da 50 anni, quindi sono d'accordo con lei, parliamo degli ultimi decenni. È un micidiale e diabolico mix tra incompetenza e, in alcuni casi, ovviamente malafede. Perché quando hai persone ricche che stanno dentro, non è chiaro che il dubbio è questo, la malafede. Se non peggio, è corruzione o altri fenomeni legati appunto all'illegalità. Frongia, che cosa dobbiamo aspettarci dei prossimi giorni? Ci sarà qualche novità clamorosa in questo ambito? Sì, noi crediamo di sì. Novità sia sugli occupanti, novità sia sui prossimi passi, poi ci sarà il TAR, poi insomma andremo avanti, non è affatto chiusa la questione. Non è chiusa la questione sull'Affittopoli e poi prima e la Svendopoli poi. Ringraziamo per questa chiacchierata ECG Regione il presidente della Commissione Speciale per la Riforma, la Razionalizzazione della Spesa dell'Amministrazione Capitolina, Daniele Frongia, grazie.